Buonasera, ben arrivati alla Associazione Fantalica, anche se virtualmente, puntata di Ma gli artisti cosa fanno? Il format condotto da me, Antonio Irre, per il progetto Spazio ai Giovani. E oggi siamo qui con la nostra ospite, Caroli. Eccoti, Ciao, buonasera a tutti, ciao Antonio. Ciao. ben arrivata. Spazio ai Giovani è un progetto a cura dell'Associazione Fantalica, vincitore del bando culturalmente. Quindi supportato dalla Fondazione Cariparo, che ringraziamo. Spazio ai Giovani, come dice il nome stesso, appunto, è un progetto che vuole lavorare sulla zona della Bassa Padovana, soprattutto lavorando con arte e cultura, attivando e lavorando con i giovani del territorio. Abbiamo quindi fatto una serie di incontri con i ragazzi di Perfetto, diverse piacere. scuole e ci siamo resi conto che molti ragazzi non sanno cosa fanno gli artisti e quindi ci siamo inventati questo format, ma gli artisti cosa fanno? Spazio Giovani è un progetto appunto che ha diversi partner nel territorio, tra cui il Comune di Este, Comune di Battaglia, Buzzi Unicem, CSV Provinciale di Padova, Grattica Testina, Banca Prealpi San Biagio, Este in Centro, Giovani d'Este e Estensione, e spero di non essermene dimenticato nessuno, che sono appunto i nostri partner di progetto. Vorrei iniziare appunto con una piccola introduzione, come ho fatto le volte scorse. Vi ho appunto raccontato di diversi artisti che lavorano sull'arte pubblica, perché è un po' l'idea che vogliamo utilizzare in questo progetto Spazio ai Giovani. In particolare vi condivido l'artista che vorrei presentarvi oggi. In questi giorni vi ho parlato di Maria Lai, di Joseph Beuys, di molti altri artisti che appunto utilizzano l'arte pubblica e l'arte partecipata. In questo caso oggi vi faccio un esempio di un'artista italiana, invece, Marinella Serratore, e vi faccio vedere, come negli altri casi, un paio di opere, giusto per darvi un piccolo flash e poi magari incuriosirvi ad approfondire. La prima opera di cui vi parlo è Protest Bike. Senatore lavora proprio in maniera molto specifica sull'arte partecipata, ovvero un'arte che senza il pubblico praticamente non esiste. In questo caso, in realtà potrebbe esistere come scultura, vedete questa bicicletta allestita così, potrebbe funzionare anche semplicemente come scultura, ma è chiaramente un dispositivo che l'artista crea per poi dare voce ai cittadini. E quindi era possibile utilizzare questo mezzo, questa bicicletta, poi ne ha fatta anche in altre versioni con dei LED su cui potevano mettersi delle scritte. Però fondamentalmente l'idea era di dare voce alla cittadinanza. Un altro esempio è invece Eastman Radio, in cui la parte di scultura e di performance quasi sparisce. Come vedete, è fondamentalmente uno studio radio. Per trasmettere in una radio che lei ha chiamato Eastman Radio, ed è un progetto che ha portato in giro per il mondo in diverse biennali di arte, fondamentalmente nel mondo dell'arte contemporanea. Il progetto è proprio di poter dare voce ai cittadini, anche in questo caso, dandogli però proprio uno studio professionale, mettendolo a disposizione, e creando in questo modo poi insieme alla cittadinanza un palinsesto di cose interessanti da raccontare e da raccontarsi. E quindi qui vedete diversi gruppi di cittadini, dai bambini agli adulti, che si presentano. Un po' tutto il concetto appunto di arte pubblica è un po' il cuore degli interventi che stiamo portando avanti, secondo me si riassume un po' in queste due citazioni. Una è Nicolas Bouriot, un importante curatore critico d'arte contemporanea, che dice l'arte è uno stato d'incontro. E l'altra è una citazione di Martha Nussbaum, che è una filosofa americana, in cui cerca di dare una definizione di un cittadino. E un cittadino, per lei, sa pensare da solo, sa mettere in discussione le proprie consuetudini e sa comprendere le sofferenze e i successi degli altri. Quindi razionalità, empatia, ma anche capacità di rompere le consuetudini. E secondo me l'arte è proprio
uno strumento principe per fare un po' tutte queste cose. Ecco, chiudo il mio piccolo intervento. Allora fatemi fermare la condivisione e arriviamo all'ospite di oggi, Caroli, artista padovana, ma che in realtà viene da lontano. Ora ci racconterà un pochino la sua storia e poi chiaramente per chi volesse può fare alcune domande o commenti direttamente sotto la pagina, nella nostra pagina Facebook, in cui state seguendo la diretta e cercheremo di riportarli nella discussione. Buonasera di nuovo, Caroline, benvenuta. Ciao, ciao Antonio, ciao a tutti. Intanto volevo ringraziarvi per la possibilità di esserci qui con voi. E mi presento, per chi non mi conosce, mi chiamo Carolina Blanco, in arte Carolì, e faccio la street artist e non solo. Vi racconto un pochino di me. Per capire un pochino quello che faccio, anche tutto il mio percorso artistico, in realtà nasce proprio da molto lontano, dalla mia infanzia. E tutto quello che disegno e creo, è un ricordo che costantemente cerco di rivivere, perché io sono immigrata all'età di 15 anni, sono di Buenos Aires, mi sono trasferita con i miei genitori nel 2002 e con me ho portato tutti i colori. Vivo a Padova da quasi 20 anni e in poche parole io sono una bambina che non ha mai smesso di disegnare e infatti mi ritengo autodidatta, non ho una mano accademica, ma tutto ciò che faccio è guidato soprattutto dall'emozione del colore. Ogni mia opera è un filtro, sono gli occhi filtrati da una bambina, cioè me. Utilizzo moltissimo i colori, colori molto contrastanti e soprattutto nella loro purezza. Ci sono poche sfumature nei miei disegni, perché in realtà i Carolì sono i miei disegni sono il ponte tra la mia infanzia e l'Italia e mi aiutano a unire questo ricordo che io costantemente rivivo ogni volta che li creo. È il mio momento, cioè quello spazio temporale per me è proprio stato il fulcro della mia creazione, è il fulcro proprio della mia energia creativa. Io ho sempre disegnato in questo modo e in effetti quando ho smesso di disegnare, cioè quando sono arrivata qui a 15 anni, disegnavo esattamente in questo modo, per cui in modo molto semplice, infantile. Poi quando ho ripreso all'età di 29 anni, ho ripreso appunto da dove avevo lasciato. Appunto per questo questi segni sono un ponte per me, è un ponte del ricordo e soprattutto mi hanno sempre aiutata a incanalare tutto ciò che sono le mie emozioni, i miei pensieri. Io quando mi sveglio la mattina, perfino quando l'ultimo pensiero, quando mi vado a dormire, sono i miei colori, per cui è proprio, è un, non è, non è un hobby, non è solo una passione, è proprio uno stile di vita. E allora, dato che sono qui, ho portato qualche mia opera, soprattutto quelle più significative del mio percorso. Ad esempio c'è la quinceañera, che è la quindicenne, rappresento ciò che sono le mie origini e soprattutto un momento fondamentale per noi bambine latinoamericane, cioè i 15 anni, l'entrata in società, una specie di debuttante. Infatti io qua mi sono autoritratta con il mio vestito bianco quasi da sposa, con la mia torta colorata e tutta la festa che ha preparato mia mamma e mia zia, con tutti i miei compagni, i miei amici. Appunto, come vedete, ci sono i fiori in testa, li ho sempre messi, non solo in quel momento lì, ma poi quando sono cresciuta da adulti, tantissimi mi conoscono per i miei addobbi un po'. Mi metto di tutto in testa, fiori, amo molto gli orecchini, insomma, tutto ciò che sono lo rappresento poi nelle tele. In poche parole sono io, i colori, gli occhi, spesso sono quelli di mia madre, è un rapporto molto molto bello con mia mamma e io spesso la ritraggo in tantissime tele, ritraggo lei e me bambina.
Per cui tutto ciò che faccio proprio nasce da dentro, dalla mia anima, ecco, quella più profonda, che è quella dell'infanzia, della purezza, che ritengo un momento di espressione nei bambini meraviglioso, perché senza nessun tipo di condizionamento ancora esterno, per cui proprio il getto del colore dell'espressione pura. Ed è quello che io cerco di fare ogni volta che vado indietro nel tempo, perché purtroppo quando si diventa adulti non sempre si ha quella magia, almeno per me la mia miccia di espressione in questo modo è l'infanzia. Ottimo, condivido intanto qualche tuo altro lavoro. Se, appunto, ci vuoi raccontare un po' anche poi, appunto, come hai portato fuori questo mondo che tu comunque coltivi e mantieni vivo, insomma, quello dell'infanzia, che sicuramente, diciamo, ricade molto bene in quella definizione di cittadino che ho citato poco tempo fa, soprattutto per la capacità di empatia e per la capacità di anche mettere in crisi alcune consuetudini. Poi come l'hai portata fuori invece sugli interventi nella comunità e sulla strada, insomma, come siamo arrivati lì? Allora, i murali sono arrivati in un secondo momento. Nasce questo desiderio in realtà nel 2016, quando all'epoca vivevo a Roma e guardando, proprio andando a visitare i diversi posti artistici, eccetera, e spesso insomma, mi trovavo in posti bellissimi, l'intervento di riqualificazione urbana bellissimi, artisti, e ne ho conosciute alcune persone di cui magari vedendole proprio dal vivo utilizzare la bomboletta spray, io ho detto ma perché no, anch'io potrei eventualmente, ma mi cimento, cosa faccio? Mi prendo un po' di bombolette e inizio, non fatelo a casa, e inizio un po' tipo, a nascondermi, vedere quello spazio, perché anche il senso del proibito, in poche parole, fino a che un giorno a Roma, vicino a dove vivevo, c'era uno spazio che era il comune da disposizione appunto per gli artisti. Dopo un po' si dà una mano di bianco, mi sono cimentata a fare il mio primo murale, che in realtà non è proprio uscito bene. Poi in realtà è nato tutto dalla serranda, da una serranda che ho chiesto di fare, e da lì è partito. Mi sono innamorata follemente di questa tecnica artistica, che poi ho portato a Padova tutto quello che avevo un po' imparato, perché a Roma ne ho fatti 10-12 murales in realtà, per cui nasce il percorso molto prima di Padova, e ho portato tutto quello che avevo imparato nella mia città, che è la mia città adottiva, che io amo molto Padova. E ho fatto le superiori, ho fatto l'università, conosco ogni angolo, la amo molto, l'ho sempre vissuta molto anche in bicicletta, e per cui ho voluto portare tutto quello che avevo imparato, tutto il mio mondo, e iniziare da Padova. Ecco. E così ho fatto, e ho iniziato con i murales, con interventi anche a livello sociale, ed è questo che in realtà faccio. Cioè, il murales per me rappresenta l'opportunità di poter trasmettere alle persone, dato che tutti lo possono vedere, o comunque è uno spazio a cielo aperto, e di comunicare dei messaggi di sensibilizzazione a me molto cari, che personalmente li ho vissuti. Non ho assolutamente nessun timore ad ammettere che per me l'arte, in primis da bambina e anche con i murales, è sempre stata una terapia. Per cui una terapia che molto spesso mi ha aiutato ad affrontare momenti difficili, perché come tutti abbiamo momenti difficili, e io ho detto perché no trasmetterlo anche attraverso la street art, perché in realtà la street art dalle origini deriva da graffio, cioè da scrittura, da graffio, e per cui spesso nei miei disegni rafforzo il messaggio con la scrittura, perché spesso scrivo anche cose incomprensibili, e perché è proprio un modo per scuotere coscienze e graffiare un po' l'anima, no? Scrivo parole molto forti come bipolarismo, come litio, come disturbo mentale, insomma, cose che ovviamente scuotono un po' le coscienze, ma che in realtà è dove realmente voglio parare. Quando un malessere non si vede, non vuol dire che non esista. Per cui per me non è solo importante il murales esteticamente, il colore,
ma è importante anche il messaggio e va rafforzato anche con le parole, che è quello che sto facendo. E io ritengo che ha una grandissima potenzialità di trasmissione a livello visivo, ma anche proprio sensoriale. I colori fanno bene all'anima, cerco sempre di accostarli in modo emotivi. Io voglio trasmettere quello che ho dentro verso l'esterno. È sempre un gioco, no? Il muro che esterna quello che io ho dentro, ed è una comunicazione. Vorrei che anche le persone magari riuscissero a cogliere anche questo. E l'ho fatto soprattutto ultimamente grazie ai ragazzi di Arcella Town e dell'Emilio Arcella, che saluto, e mi stanno aiutando appunto a portare un bellissimo progetto che si chiama Il Pianeta Giallo. E è un racconto scritto da me, parla di follia, parla d'amore, parla di solitudine, parla di povertà. Il Pianeta Giallo è un racconto che tocca appunto queste corde. L'ho fortemente voluto portare a cielo aperto ed è così che ho iniziato all'Arcella, perché questo racconto è ambientato tra l'Arcella e la stazione Padova, e dove la protagonista vive. E per cui per me rappresentare i capitoli a cielo aperto significa per me intanto un sogno nel cassetto. Voglio che le persone leggano queste parole, non solo che si soffermino nella parte estetica del disegno, ma che leggano queste parole, perché sono parole molto importanti che possono anche, perché no, aiutare anche gli altri. E questa sono io in versione Marta, che è la protagonista. Amo molto anche la parte teatrale, spesso volentieri mi piace travestirmi. E ecco qui questo murale, proprio i primi murales a Roma che ho fatto. Tra l'altro questo muro non esiste più, ma lo sapevo, insomma ci sta, esiste solo questa foto, e c'è la mia mamma e io. E qui ero proprio all'inizio, insomma, stato divertentissimo. Questo è a fianco praticamente, sembra che sia tutto assieme, invece proprio a fianco, anche lui non esiste più. Qui siamo a Merlara, quando erano i primi mesi che ero tornata a Padova, è un intervento in una scuola elementare, ho fatto un omaggio ai bambini, ho praticamente fatto, che tra l'altro adesso diventa una tematica attuale, ho creato 10 personaggi staccati dove loro potessero intervenire e mettersi anche a dare le manine al disegno, per cui è un muro interattivo. Questo lo riprenderò a breve nei prossimi progetti che ho, di fare dei muri interattivi per le persone, per i bambini. Questa è la mia famiglia, questo è uno dei miei quadri preferiti. Qua in realtà... sì, insomma, sono io, la mia mamma, mio fratello, io un fratello di un anno più piccolino, e le parole, le frasi incomprensibili, come sempre, in spagnolo, ma che in realtà le capisco io, ma va bene così, rafforzano il messaggio. Qui, vabbè, sono in versione un po' così, e con i colori addosso, ci sta. E niente, sono molto felice dell'anno scorso, che è partito ancora di più, quest'anno... c'è anche tanta bella carne al fuoco e mi ritengo molto fortunata, Antonio. Ecco. Ottimo, sì, intanto sto vedendo un po' i vari commenti. Per il momento c'è forza Carolì, fantastica Carolì, brava Carolì, Wonder Woman addirittura. poi ci parli di Pianeta Giallo, ne abbiamo parlato. Ti volevo chiedere un po' come vengono recepite le tue opere, se ti è mai capitato appunto di avere delle reazioni forti, cioè sia di amore che magari anche di odio, che magari a qualcuno non piacciono le tue cose, perché chiaramente mettendole in strada possono succedere un po' tutto. Ci racconti magari se in qualche episodio è successo qualcosa? Certo, allora ci sono le belle cose, poi c'è sempre, no, non si può piacere a tutti, credo che in tutti gli ambiti sia così, ne sono assolutamente consapevole. E ci sta che ci sia sempre una controparte, no? Perché ci sia un po' di democrazia. Non, in alcuni momenti non sono stata capita, e soprattutto in alcuni murales dove appunto riporto, come dicevo prima, tematiche un po' particolari, un po' forti, che in realtà non c'è niente di strano, ma semplicemente magari non capisco, non riescono a cogliere
Ma bene così, insomma, non ci sta. E quando succedono questi momenti, perché ci succedono anche quando sono all'opera, magari arriva qualche domanda un po'. Io, anche se sono in disaccordo, cerco sempre di spiegare, no? Allora spiego il perché e racconto anche un po', e devo dire che non in tutti i casi, però. Qualche volta le persone in quel momento, dopo aver parlato con me, dopo che io gli ho spiegato, si sono ricredute, per cui mi sembravano sincere, insomma. Però comunque sì, succede, ci sta. A volte fa un po' male essere criticati, che no? È umana questa A parte cosa. del A gioco, mettendosi parte del gioco, chiaramente all'inizio in ci stavo strada, male, ci passa un adesso po' ci di sto un po' meno tutto. male. Va bene, sì, ci vuole sicuramente molto coraggio, insomma, esporsi, no? E vediamo se c'è qualche domanda, sempre carino e disponibile, insomma, complimenti. Se avete qualche domanda, questa è l'ultima occasione, perché ti vorrei chiedere adesso, appunto, parlare prima di laboratori con i bambini, so che stai lavorando anche con gli anziani, come ti dirà in questo caso? Allora, sì, sto creando un laboratorio over 65. In realtà non ho inventato niente di nuovo, questo è diciamo, un intervento di street art che esiste già da parecchi anni, nasce in Portogallo, a Lisbona, e poi questa associazione espande questo format, questo progetto, e un po' anche in America Latina dal 2011. Io in realtà ho un obiettivo ben preciso quest'anno di portare la street art o comunque l'avvicinamento alla street art a tutti, ecco, a portata. Dare la possibilità alle persone, bambini dai 5 ai 99 anni, di potersi approcciare a questo movimento artistico in modo senza nessun tipo di giudizio, come faccio io, nel senso prendere la bomboletta in mano e avere la sensazione di libertà. Voglio trasmettere il senso di libertà che può dare questo approccio, questa arte, e credo che tutti abbiamo la possibilità di farlo, ovviamente cercando di essere anche consapevoli che i muri del rispetto anche per gli spazi, perché non è che chiunque, cioè, non è che si può, però guidandoli, dandogli le indicazioni, facendoli provare, secondo me è una bellissima esperienza, anche perché è qualcosa di liberatorio. Io in poche parole, Antonio, sono molto sincera, non è che voglio insegnare niente a nessuno, io semplicemente voglio fare quello che ho sempre fatto nella mia vita, essere trascinatrice d'energia. Io credo di avere una qualità, di essere una persona molto positiva e anch'io quasi sempre allegra, e per cui quello che ho dentro semplicemente lo voglio trasmettere. Poi le persone, se lo vogliono percepire e anche loro magari trasformare, va bene, per cui di insegnare no, di trasmettere sì. Attualmente sono con Fantalica, con voi, a fare ad Este la Casa delle Arti, assieme a Stella Fante, un'altra cara artista, questo avvicinamento con i bambini alla street art. Devo dire che è un successo, perché piace e sono molto contenti, entusiasti di potersi esprimere in un modo un pochino diverso rispetto magari al tradizionale modo d'approccio creativo. E questo è uno degli altri obiettivi, degli obiettivi dei progetti di quest'anno. E veramente sono molto contenta, perché poi si creano e nascono delle situazioni molto belle di condivisione, soprattutto in un periodo che abbiamo passato anche di clausura, mettiamola così, un po' di distacco con gli altri, magari pian pianino, anche se ancora rispettando le distanze di sicurezza, riuscire ad esserci assieme, anche se a 1 metro da te. Certo, vediamo, c'è una domanda. Hanno mai rovinato una tua opera pubblica? Chiedono. Sì, è successo. Però questo credo che fa parte dell'arte di strada. L'arte di strada nasce e poi man mano si trasforma, si contamina, magari con qualche atto di vandalismo, ma anche disegnetti sopra. Sì, è successo e credo che succederà, fa parte. Io ne sono consapevole, fa parte comunque del percorso artistico della strada. E il muro alla fine non appartiene a nessuno, voglio dire, però sì, succede e lo accetto. Però mi raccomando, non lasciateli ancora un pochino. Certo,
Certo, poi uno ci si affeziona, è difficile poi rinunciarci. Beh, finché si fanno delle cose Però. belle va bene, poi ovvio che se c'è solo un po', se c'è un po' di vandalismo, ovvio che mi dispiace, però se a fianco magari creano qualcosa o accompagnano il disegno, va bene, fa parte ed è bello anche perché c'è un po' di contaminazione, ci sta. Poi dipende da che muro a che muro, perché se è una cosa che ovviamente aveva già un senso da solo, va bene, ma se potrebbe essere accompagnato da altri bei disegni, ci sta bene, non dico niente, anzi. Perfetto, non vedo altre domande particolari, a parte altri complimenti, quindi Grazie. Antonio, posso dirti una grazie cosa? Ho mille. Certo, portato con prego, prego. me la mia statuina di cartapesta e ci tenevo a dire che ultimamente sto cercando di approcciarmi insomma, la sensibilizzazione anche al riciclaggio e allora tutte le statuine in cartapesta, oltre a riprendere un po' l'emozione delle mie prime momenti di creatività da bambina, anche per salvaguardare sempre il pianeta. Per cui anche questo è un progettino che ho quest'anno. Niente, volevo dire questo. Ottimo, sì, certo. Beh, insomma, penso che se vuoi anche dare a questo punto, se hai qualche pagina da seguire, o a parte che ti vedremo anche nel progetto Fatti Giovani nelle vetrine di Este, che io ho appena Sì. allestito, appunto stiamo allestendo 16 vetrine, sempre per il progetto Spazio Giovani, quindi passeggiando per Este, grazie a Este in centro, che è appunto l'associazione dei commercianti, sarà possibile vedere varie opere, tra cui anche quelle di Carolì. Ci Hai sono una pagina, i un miei sito che vuoi supereroi. rilanciare? Pagina Caroli Blanco su Instagram e su Facebook, al momento sono così e stiamo lavorando per farmi anche un sito. Io sono molto disorganizzata, sto cercando un attimino di essere insomma, sul pezzo. A breve avrò anche un sito dove potrò, magari ci sarà la raccolta di tutto. Al momento sono su Instagram. Ottimo. Sono arrivate altre due domande, last minute. Allora, la prima è su che temi fai le opere e l'altra se hai uno studio personale dove fai le tue opere oppure Allora, sullo studio personale, orientato. sì, è casa mia, ad Alvignasego ancora, e anche questo vorrei avere uno spazio proprio per me dove potrei lavorare, ma anche che diventi una vetrina per le persone che ci passano e vedere le mie opere. E vorrei tantissimo, infatti, spero entro quest'anno di poter avere uno spazio tutto mio, e mi sto già organizzando, sto capendo dove, però sì, ci sarà a breve, entro l'anno ci sarà un piccolo atelier Carolì. Bene. Bene, ti ringrazio. Io ne approfitto per rilanciare appunto il nostro progetto Fatti Giovani. Invito tutti quanti a andare al nostro sito che adesso vi mostro anche. Eccolo qua, fattigiovani.fantalica.com. Qui trovate tutto il progetto, un progetto biennale, è partito da poco, in particolare vorrei parlarvi appunto diviso in tre parti. La prima è sfide, in cui è incluso anche i mali artisti che cosa fanno, i cantieri creativi che sono una serie di laboratori, per poi arrivare nel 2022 a un festival diffuso per Este e tutta la bassa padovana. E in particolare oggi però voglio parlarvi di sfide perché stiamo arrivando alla scadenza di questo concorso di idee. È un concorso dedicato ai ragazzi dei 15 ai 25 anni della bassa padovana, in cui possono mandarci le loro idee, in particolare legate a luoghi da rigenerare, nuove tecnologie e la natura fuori dalla città. Qui trovate le tre parti dove è sufficiente cliccare per partecipare al nostro fantastico concorso. Oltre a vincere un buono da 150 euro da spendere nei negozi di Este, che comunque non fanno mai male, in particolare le idee saranno anche diciamo l'appunto di partenza in cui tre diversi artisti, in particolare Giovanna Marin, che è un'illustratrice di Este, Quotidien Paysage, che è un duo che si occupa principalmente di installazioni audio-video,
e anch'io, che mi occupo di performance e arte partecipata, partiremo proprio da queste idee per realizzare delle opere sul territorio. Quindi partecipate, è sufficiente entrare in queste tre zone, rispondere semplicemente a qual è un posto che secondo voi va rigenerato, quale nuova tecnologia o quale nuova tecnologia potrebbe essere interessante utilizzare, oppure la natura fuori dalla città, ovvero un posto nel verde che secondo voi è un posto del vostro cuore o comunque che valga la pena di essere vissuto, e noi cercheremo di realizzare qualcosa a partire da questo. Tutto qui, ringrazio ancora Caroline, grazie di essere Ciao a stata tutti, nostra grazie. ospite e ci vediamo alla prossima. Buona serata a tutti e grazie. Ciao.